Luca Salvetti, sindaco di Livorno, oggi in Camera di Commercio a Livorno per la firma un'alleanza per il territorio. Di cosa si tratta esattamente? Beh, si tratta del percorso che viene avviato, sostenuto e incentivato da Confindustria, che mette insieme tante realtà diverse, tante città, tanti comuni diversi, anche dal punto di vista della colorazione politica, ma che dà un senso di come un territorio deve al massimo trovare compattezza per affrontare questioni e problematiche che vengono generate da situazioni globali che spesso passano un chilometro sopra la testa di un amministratore di una semplice città. Io l'ho detto più volte, una città anche grande come Livorno da sola vale la metà, insieme agli altri vale esattamente il doppio, e questo patto secondo me rientra alla perfezione in questo concetto. Ci darà sicuramente più forza, ci darà anche facilità di rapporti tra i vari comuni al di là della colorazione politica. Noi dobbiamo puntare a questo, perché poi l'interesse comune è quello dei cittadini, e questo interesse comune deve muovere anche tutti gli altri interessi più particolari. La portualità, i porti toscani vengono investiti di un'importanza fondamentale per lo sviluppo della Toscana, però non si superano i municipalismi. La questione di Pisa. Beh, io l'ho detto, bisogna partire da un concetto, che il porto di Livorno non è il porto di Livorno, ma è il porto della Toscana. Così vale per Piombino, che diventa poi anche porto della Toscana per determinati traffici, così come Carrara. Il discorso con Pisa, secondo me, se supera qualche strumentalizzazione politica, alla fine si ridurrà solo a una giusta richiesta di valutazione di impatto ambientale di un'opera come la Darsena Europa, che ci sarà, perché l'opera è sottoposta al VIA, cioè alla valutazione di impatto ambientale, quindi la volontà di Pisa legittima di valutare che non ci siano effetti sul territorio della zona a nord della Darsena è giustissimo, ma io aggiungo altro. Quell'opera non deve creare problemi su tutto il territorio, su tutta la costa, quindi non è una questione di municipalismo legata a Pisa. Io sono convinto che questa fase verrà superata e quest'opera, che è strategica non per Livorno ma per tutta l'area, per tutta l'area vasta di cui si sente parlare da anni, io sono convinto che risulterà proficua per Livorno, per Pisa, per le tante aziende dell'entroterra che lavorano legato in maniera stretta con il porto.